La CA Montemurlo, in collaborazione con il gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior Farina Edilizia di Prato, organizzano quest'oggi, domenica 16 dicembre, la prova valida come terza prova del trofeo Regione Toscana Ciclocross giunto alla sedicesima edizione, prova quindi di ciclocross riservato alle categorie amatoriali maschili e femminili e poi alle categorie Uh, giovanili con uh, i giovanissimi esordienti allievi juniores elite ed under 23. La prova sarà valevole come quindicesimo memorial Fernando uh, Cipollini, terzo memorial Vincenzo Caputo, terzo memorial Giorgio Colligiani. Vi dicevo l'organizzazione ormai un binomio forte, un binomio assodato, quello che lega la CA Montemurlo del presidente Mauro Nesi con la compagine di Prato, il gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior Farina Edilizia, del presidente Marcello Nannini. Vi dicevo: una manifestazione che si svolge in due parti ben distinte. Una prima parte disputata in mattinata, su di un percorso più corto rispetto a quello che poi vedremo nel pomeriggio, che ha visto in scena gli atleti delle categorie giovanili, infatti, si riferiscono a queste le immagini. Categoria giovanissimi, quindi dalla G0 alla G6, un percorso che ovviamente ha dato la possibilità a questi ragazzi di confrontarsi sulla strada, sul fango, che a causa anche delle piogge che sono cadute nei giorni scorsi, ma che eh, fortunatamente hanno risparmiato questa giornata di festa allestita dalla CA Montemurlo in collaborazione con il gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior. Dicevamo un impegno organizzativo che vede legate queste due società, Cia cioè Montemurlo che solitamente opera nell'universo amatoriale con 57 tesserati, un gruppo corse di circa 15 atleti che partecipano alle più importanti manifestazioni amatoriali nazionali ed internazionali ma soprattutto un impegno quello della CIA Montemurlo verso il sociale infatti ormai da tanti anni la società eh, di Mauronesi è a fianco della Cure to Children una organizzazione che si occupa di eh, portare le cure ai bambini affetti da uh, tumori e da leucemie nei paesi in via di sviluppo sicuramente un impegno pregevole quello della società di Montemurlo che eh, non si esime anche dall'essere grande protagonista nelle categorie eh, giovanili e dilettantistiche a fianco del gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior Farina Edilizia, organizzando alcune manifestazioni. Questa è una eh, di quelle, sicuramente una manifestazione che ha anche l'obiettivo di valorizzare una disciplina come il ciclocross che eh, sta emergendo sempre eh, più eh, caratteristica e importante anche nel passaporto e nel portafoglio degli atleti che poi si avviano verso il mondo del professionismo da ricordare eh, sicuramente tanti ragazzi anche in Italia che hanno ben affigurato da giovani nelle categorie eh, di ciclocross poi far bene eh, su strada uno su tutti Uh, balza in testa il nome di Matteo Trentin, ma non dimentichiamoci anche dei tanti ragazzi che provengono dalla mountain bike. Uh, sicuramente Cade Evans a livello internazionale uh, spicca con uh, uh, poi anche il successo nel Tour de France dello scorso anno. Uh, sicuramente. È eh, la bandiera di uno sport che non si può assolutamente considerare minore rispetto al ciclismo su strada. Ciclocross, quindi, come tassello importante per questi ragazzi, per la loro crescita e per eh, il loro impegno, che grazie proprio a questa disciplina riesce ad estendersi su tutti e 12 i mesi dell'anno. Sono tante le discipline che eh, possono affiancare. L'attività su strada, non ci stancheremo mai di dirlo, la pista, il ciclocross, l'attività a cronometro sono per questi ragazzi nuovi momenti di stimolo e sicuramente possono dare a loro l'occasione di crescere, di migliorarsi nelle varie specialità e soprattutto poi di poter avere dei momenti di socializzazione che sono maggiori. Non dimentichiamoci che il ciclocross ha una caratteristica davvero importante, infatti... Questi atleti corrono su dei circuiti chiusi al traffico, quindi massima sicurezza per quanto riguarda gli atleti alla via ed anche tanti momenti di socializzazione in quanto praticamente in una giornata si ritrovano a partire un gruppo davvero numeroso, partire in vari scaglioni e quindi si ha anche l'occasione per questi ragazzi di scaldarsi insieme di eh, passare dei bei momenti insieme e non è raro è successo anche qui a, a Montemurlo vedere davvero tante formazioni alla via che si sono allestite per eh, passare una bella domenica insieme con eh, dei gazebi per eh, proprio celebrare anche il pranzo tutti assieme con eh, il vero spirito dell'amicizia che deve essere fondamentale in uno sport come il ciclismo che è sì uno sport individuale ma sempre di più è uno sport che dà la possibilità ai ragazzi di socializzare tutti assieme, e di affrontare una disciplina che sicuramente richiede un grande impegno agonistico, un grande impegno tecnico, ma che alla fine può regalare davvero tante soddisfazioni a questi giovani che si avvicinano ad un mondo come quello del ciclismo. Intanto scorrono le immagini delle categorie giovanissimi, hanno partecipato circa una cinquantina di atleti in rappresentanza degli atleti con età compresa tra i 6 e i, 13, i 12 anni, poi andremo a seguire le categorie maggiori, ci saranno due partenze. Io ne approfitto per il momento per ricordarvi: i partner principali a fianco dell'organizzazione meritano sicuramente una citazione particolare, la ditta Tecno Giochi, così come l'Oriental a Caffè, che sono due dei partner storici della C Montemurlo, così come la Central Gomma. Poi ricordiamo anche Professione Pastaio, Fiori Gazzarri, l'immagine a Montale, l'autofficina Stile, il servizio della protezione civile di Agliana, il lanificio Miglior, la farina edilizia che sono i due nomi che si legano allo storico gruppo del Borgo Nuovo così come l'affatato gruppo la Joma Phil, la Procarrel, la Imao 2000 e la Bici, il negozio. Intanto come vedete anche qualche difficoltà per gli atleti, questo è il circuito su cui poi vedremo impegnati anche i ragazzi più grandi, infatti i G6 che sono gli atleti in campo in questo momento affrontano il tracciato che poi nel pomeriggio vedrà impegnati gli atleti delle categorie maggiori. Una citazione particolare, stavamo parlando di uh, persone e di enti e di aziende che supportano l'attività della CA Montemurlo e del gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior Farina Edilizia, la merita sicuramente il comune di uh, Montemurlo, con l'assessore Gianluca Giancaterino, sempre presente. Alle manifestazioni organizzate dal gruppo di Mauronesi, presente anche quest'oggi, lo andremo a sentire poi nelle interviste che abbiamo realizzato al termine della uh, giornata di uh, ciclocross. Io vi ricordo, ancora una volta che uh, questa prova è valida come quindicesimo memorial a Fernando uh, Cipollini, terzo memorial a Vincenzo Caputo, terzo memorial a Giorgio uh, Colligiani. Per quanto riguarda L'impegno di questi ragazzi, i G6, affronteranno praticamente 20 minuti di gara, corrispondenti a, a tre giri del tracciato. Intanto vediamo anche le ragazze che stanno sfilando sotto lo striscione di arrivo. Mentre poi con le eh, categorie maggiori si andrà ovviamente a salire con il chilometraggio e con il tempo impiegato fino ad arrivare agli elite, che dovranno affrontare uno sforzo di eh, circa un'ora per quanto riguarda eh, questa prova di eh, ciclocross. Ciclocross che entrerà nel vivo anche con l'attività invernale il 30 dicembre con il campionato toscano che si svolgerà in provincia eh, di Lucca, campionato toscano organizzato dal nostro Giuliano Pellegrini, compagno di avventure sulla moto di tante corse che vi abbiamo trasmesso durante questi anni, solitamente è L'autista dei nostri cameraman si impegna anche ormai da tanti anni, da oltre vent'anni, nell'organizzazione delle gare di ciclocross. Quest'anno avrà l'onore di organizzare il campionato toscano per quanto riguarda la disciplina del ciclo cross. Intanto si stanno uh, susseguendo le gare della mattinata. Vi ricordo che stiamo seguendo la gara organizzata dalla Cia Montemurlo in collaborazione con il gruppo sportivo Borgonuovo Miglior Farina Edilizia e con il patrocinio del comune di Montemurlo, questa che è la terza prova del sedicesimo trofeo Regione Toscana Ciclocross, un trofeo allestito proprio dal Comitato Regionale Toscano che tende a valorizzare la, la disciplina del ciclocross. Ed è presente anche quest'oggi, oltre a Luigi Fontanella della Commissione Giovanissime, è presente anche Maria Bruni. Neoletta, vicepresidente vicario del Comitato regionale toscano che ovviamente continua la sua attività a fianco del ciclismo. Come ha fatto in questi anni all'interno della commissione giovanile non si tira mai indietro, è sempre presente la dirigente e pratese che da pochi giorni ricopre l'incarico di vicepresidente vicario del Comitato regionale toscano della federciclismo. In quanto il presidente Giacomo Bacci eh, era fino all'elezione precedente, era lui, il vicepresidente eh, Vicario. Intanto, vediamo Marcello Nannini, presidente del gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior. Intanto, suona la campana, inizia l'ultimo giro per gli atleti della categoria G6. Dicevo Marcello Nannini, presidente del gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior. Mentre il presidente della CA Montemurlo, è l'attivissimo Mauro Nesi. Abbiamo già parlato, anticipato qualcosa, ma davvero è, sono soltanto delle briciole eh, quello che vi ho eh, già detto sull'impegno nel sociale della C.A. Montemurlo, che davvero non smette di sorprendere. È un'iniziativa nuova, quella che hanno lanciato nelle ultime settimane: ovvero un'asta benefica, disponibile sul nuovo sito internet della C.A. Montemurlo. Asta benefica con le maglie autografate da tanti campioni amici della C.A. Montemurlo. Che eh, permetterà di raccogliere dei fondi che saranno, ovviamente, come ormai dallo spirito di questa società, devoluti alla Cura to Children. Poi l'appuntamento importantissimo, sempre per quanto riguarda la uh, CA Montemurlo il 20 gennaio, con proprio l'atto ufficiale, la consegna dell'assegno del ricavato dalla cronometro a coppie! E poi anche con questa nuova iniziativa dell'asta benefica l'assegno che sarà consegnato alla Cura to Children ma prima di questo appuntamento del 20 gennaio che sarà anche l'occasione per festeggiare un traguardo importante, quello dei 20 anni di attività per la uh, società CA Montemurlo un altro appuntamento sempre in clima di festa il giorno della Befana intanto è il momento del giusto riconoscimento allo sforzo dei ragazzini della categoria giovanissimi si meritano tutti un applauso. Tutti i partecipanti sono stati circa 50 che hanno gareggiato in questa mattinata nuvolosa ma eh, risparmiata dalla pioggia. Davvero. Una bella partecipazione con atleti provenienti da tutto il centro Italia. Lo sguardo insieme sui premiati, e noi passiamo alle gare del pomeriggio. Quindi la manifestazione che diventa agonistica, Mauro Billi, eh, giudice di arrivo, che supervisiona la situazione per la partenza. Mentre, per quanto riguarda il presidente di giuria, è Colligiani. Intanto sono partiti gli atleti della categoria delle prime categorie, vale a dire gli atleti della categoria esordienti, allievi e eh, juniores, sia maschile che femminile, come vedete andatura da subito elevatissima per quanto riguarda questi atleti. Il, I primi giri serviranno a stabilire il numero di tornate che saranno poi necessarie per quanto riguarda il completamento dei minuti che sono diversi ovviamente per ogni categoria necessari all'assegnazione della classifica finale per quanto riguarda i partecipanti in questo pomeriggio sono stati 70 gli atleti in rappresentanza delle varie categorie quindi ottima la riuscita anche in questo caso della manifestazione atleti provenienti come vi dicevo anche in questo caso da tutto il centro italia poi nella seconda partenza, perché saranno due, vedremo anche in scena gli atleti delle categorie amatoriali. Quindi, davvero un bello sguardo d'insieme per quanto riguarda uh, questa gara organizzata dalla CIA Montemurlo in collaborazione con uh, il gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior uh, Farina Edilizia. Si eh, continua a viaggiare molto forte in questa eh, fase di eh, corsa, con eh, gli atleti che eh, si stanno impegnando. Intanto, li vediamo proprio in questo momento: gli atleti che prendono il via dopo che i primi atleti, ovvero un po' quelli più grandi celli, hanno già affrontato qualche eh, tratto eh, di corsa. Vi dicevo sicuramente una grande partecipazione che va a valorizzare l'impegno degli organizzatori proprio rivolto alla ottima riuscita della manifestazione. Vedete gli atleti che intanto stanno uh, viaggiando al gruppo compatto, questa è la testa della corsa del gruppo della uh, categorie allievi e juniores, praticamente ovviamente si sta assistendo ad un rimescolamento totale delle carte non sarà facile capire la testa della corsa dove sarà lo sanno bene però gli atleti stessi che ovviamente si conoscono si tengono d'occhio e vanno a, a, ad andare a, a tenere conto poi di quelli che sono gli avversari eh, più tenuti qui abbiamo visto eh, transitare c'è pazzo con il dorsale di gara numero 58 vale a dire Uh, Nicola Parenti della categoria Juniores, uno degli atleti più accreditati di questa categoria. Andremo a vedere uh, come si uh, comporterà. Nicola Parenti, classe 1996. È nato il 19 gennaio, quindi eh, tra un mese praticamente eh, compierà gli anni. Gli facciamo un augurio in anticipo a questo ragazzo dell'Elba Bike. Davvero una bella realtà, dalla quale sono usciti anche degli ottimi atleti a livello su strada. L'ultimo in ordine di tempo: Simone eh, Velasco, realtà eh, che è proprio si sviluppa sull'isola d'Elba. E che si articola principalmente su gare di ciclocross e di mountain bike, ma poi non sono uh, rari i casi in cui è possibile vedere questi atleti confrontarsi anche nel ciclismo su strada. Simone Velasco ne è la prova, adesso è Juniores presso uh, la Work Service Brenta, formazione di spicco del ciclismo nazionale Juniores con sede a Padova, presidente della formazione padovana Massimo Levorato che quest'anno ha visto grandi protagonisti, gli atleti in casacca bianco-blu. Intanto si stanno eh, continuando i passaggi, sono in scena anche le ragazze quest'oggi. E allora andiamo, ne approfittiamo, in quanto ovviamente sta andando avanti la corsa, si stanno eh, susseguendo i passaggi. Come vedete con il dorsale numero 20, teniamola d'occhio Alessia Bonfatti. Ragazza che eh, milita nella Tonino Lamborghini, classe 1997, quindi è una donna allieva che milita in questa formazione, la Tonino Lamborghini, sicuramente eh, di spicco nel ciclismo femminile. Vediamo adesso una caduta, sempre formazione Tonino Lamborghini. Si tratta di Irene Capasa, classe 1998. È nata il 30 luglio, ma riparte prontamente l'atleta della. Formazione che eh, si divide tra Emilia Romagna e Toscana, davvero una bella realtà del ciclismo femminile non solo, grande attività svolta sul ciclocross, intanto abbiamo visto transitare con il Dorsale numero 61 Marco Carozzo che per il momento guida la prova della categoria Juniores, davvero splendida la sua azione così come quella di Nicola Parenti tra l'altro i due sono compagni di squadra e per il momento si trovano ai primi due posti della gara riservata alla categoria Junior e se ne approfitto ancora una volta per ricordarvi i partner che sono a fianco dell'organizzazione Tecno Giochi Oriental Caffè, la Central Gomma, la Professione Pastaio, la Fiori Gazzari, l'Immagine, Ammontale, l'Autofficina Stile, il Servizio di Protezione Civile di Agliana L'anificio miglior, la farina edilizia, la affattato group, la jomafil, la procarrel, la imi 2000, la bici il negozio. Intanto si susseguono i passaggi. Davvero un grande spettacolo anche per il pubblico presente a bordo campo che può vedere gli atleti transitare più di una volta. Vediamo anche eh, le ragazze impegnate nella loro prova, qualche difficoltà ovviamente nel tratto in discesa con il terreno che man mano che passano i minuti diventa sempre più impegnativo, infatti si stanno scavando dei solchi ovviamente a causa del passaggio dei corridori, in quanto il terreno è particolarmente morbido a causa delle piogge dei giorni scorsi. Oggi fortunatamente la giornata ha risparmiato i corridori con la pioggia che è stata ben lontana dall'influenzare la gara. Sicuramente, però, il fango rende più impegnativo il percorso. Un percorso che non presenta di per sé particolari difficoltà. Ci sono, però, nel tratto centrale alcuni saliscendi abbastanza ripidi in rapida successione. Qui vediamo proprio il tratto in discesa. Eccolo là: in discesa, svolta. Con questa curva a due un breve tratto di salita e poi ancora si svolta verso sinistra per iniziare la discesa. Non sono sicuramente salite per fare la differenza, però, alla lunga rendono questo tracciato abbastanza impegnativo, anche a causa, come vi dicevo, del fondo stradale. Che ovviamente, man mano che si susseguiranno i passaggi, andrà sempre di più a deteriorarsi, come è logico che sia. Da ricordare, vi ricordo ancora una volta l'impegno a fianco della Cia Montemurlo e del gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior Farina Edilizia del servizio sanitario che è offerto dalla Misericordia di Oste e dalla Croce d'Oro di Montemurlo. Tanto ancora passaggi, il dorsale 41. Abbiamo visto Kevin Biagi dell'Elba Bike: davvero una vera e propria corazzata del ciclismo fuoristrada. Questa società della provincia di Livorno, che ha uh, proprio la sede operativa sull'isola d'Elba, non è facile per questi ragazzi, ovviamente, correre nel resto della Toscana e nel resto d'Italia. Però ci mettono sicuramente tanto impegno. Intanto, uno sguardo anche ai box, con il dorsale 43, Diego Ciucci, della Monte Carlo Ciclismo Atleta Esordiente, nato il 21 maggio 1999. Adesso transita con il numero 16, Cesare Moschettoni, che invece appartiene alla società livornese Unione Ciclistica Mamma e Papà, Fanini. Non si fermano. Invece, gli uomini sulla testa non si ferma Marco Carozzo che continua a spingere molto, molto forte, continua a tenere la testa della categoria Juniores. Davvero una cavalcata solitaria, quella del forte atleta dell'Elba Bike. 19 luglio 1996, la data di nascita di questo alfiere dell'Elba Bike, che sta imprimendo un ritmo forsennato alla corsa della categoria juniores e sta guidando quando siamo ormai a più di metà gara questa manifestazione che vi ricordo è valida come quindicesimo memorial Fernando Cipollini terzo memorial Vincenzo Caputo terzo memorial Giorgio Colligiani è valida anche come terza prova del sedicesimo trofeo regione toscana Ciclocross. da ricordare il patrocinio del comune di Montemurlo l'organizzazione invece e a cura della C.A. di Montemurlo in collaborazione con il Gruppo Sportivo Borgo Nuovo Miglior Farina Edilizia. Intanto ancora passaggi sotto lo striscione di arrivo: abbiamo visto con il numero 13, Edoardo Corridori dell'Unione Ciclistica Mamma e Papà Fanini di Livorno. Intanto ovviamente si va verso l'epilogo di questa prima battuta agonistica della gara organizzata dalla C.A. di Montemurlo appena. Si concluderà questa prova, saranno gli atleti più grandi, gli Elite Under 23, assieme alle categorie amatoriali che saranno di scena nell'atto finale di questa manifestazione. Intanto ancora le maglie della Tonino Lamborghini, sempre nel vivo dell'azione. Società. Mista tra eh, Toscana e Emilia Romagna, transitano anche altri atleti, intanto tra non molto ci sarà proprio il suono della campana che segnalerà l'inizio dell'ultimo giro, quindi praticamente gli ultimi 5 minuti, infatti gli atleti impiegano poco più di 5 minuti, 5 minuti e mezzo a compiere il tracciato, ovviamente i più veloci, in quanto ci sono andature ben diverse, questa... State vedendo adesso è l'andatura migliore fino a questo punto quella di Marco eh, Carozzo che continua a guidare la gara riservata alla categoria Juniores e continua a farlo davvero con uh, grande spirito e grande determinazione. Guardate lo stile di questo atleta dell'isola d'Elba come sta spingendo sui pedali. Davvero bravo questo uh, ragazzo che ormai si appresta a uh, concludere la prova. Prova della categoria juniores e il Scott per questo ragazzo, dietro di lui ad inseguirlo c'è un compagno di squadra. Pensate un po' il dominio di questa formazione: infatti, al suo inseguimento c'è Nicola Parenti. Intanto suona la campana per Marco Carozzo, per lui quindi ultime battute di gara, ha tutto il tempo per gustarsi il successo, meritatissimo. Nella prova riservata alla categoria Juniores, intanto arrivano anche atleti che sono stati doppiati dallo scatenato Carozzo. E poi andremo a fare un punto di vista generale sulle categorie che stanno per concludere la prova. Intanto, qui arriva il principale inseguitore di Carozzo che è il compagno di squadra Nicola Parenti. Poi vediamo ancora altri atleti che transitano sotto il traguardo al suono della campana. Davvero una grande selezione, come potete ben notare. Transitato anche Davide Gonnella dell'ASD, il giovo team di Coreglia. Intanto si attende ormai l'epilogo della prova. Vi ricordo: categorie esordienti allievi e juniores, sia maschili che femminili. Intanto è pronto a gustarsi il traguardo anche Mauronesi. Ed eccolo qua il vittorioso Marco Carozzo che va a vincere. La prova riservata alla categoria juniores in seconda posizione sempre per la categoria juniores Nicola Parenti, entrambi dell'Elba Bike Scott, terzo è Mattia Chesi della Vallerbike Avis Montaglione. Quarto Dario Benassi della stessa formazione. Quinto Federico Rossi del Gruppo Sportivo Ubaldo Signori. Sesto è Davide Gonnella dell'ASD il Giovo Team Coreglia, Settimo è Giacomo Gaggini dell'Unione Ciclistica Mamma e Papà Fanini di Livorno. Ottavo Lorenzo Calugi del Team Bottegone. Per quanto riguarda invece le eh, altre categorie, andiamo a vedere: categorie esordienti: vittoria di Jacopo eh, Pieroni del Giovo Team di eh, Correglia davanti a Federico Spinetti dell'Elba Bike eh, Scott. Terzo posto per Kevin Biagi della stessa formazione. Quarto è Filippo Magli della San Miniato Ciclismo. Quinto è Diego Ciucci della Monte Carlo. Sesto è Marco Manzani, UC Mamma e Papà Fanini di Livorno. Settimo Nicola Biagioni, il Giovo team di Coreglia. Ottavo Leonardo Domiti, Mamma e Papà Fanini di Livorno. Nono Elia Gemignani, Unione Ciclistica Piana di Mommio. Decimo Dario Conforti della Vallerbike Avis Montaglione. Per quanto riguarda invece la categoria Allievi. Stefano Valfre della Polisportiva Molinella vince davanti all'accompagno Alessandri Nicolò, terzo Fabio Spinetti dell'Elba Bike, quarto Alessandro Fauzia della Tonino Lamborghini, quinto stessa formazione Matteo Piccirillo, sesto ancora Tonino Lamborghini con Samuel Mannori, settimo Simone Bagnoli dell'Unione Ciclistica Mamma e Papà Fanini di Livorno. Per quanto riguarda invece... L'ottava posizione Diego Bertuccelli della Piana di Mommio Nono è Lorenzo Ratto della Monte Carlo Ciclismo, e decimo Antonio Donna Ruma della Polisportiva Molinella. Per quanto riguarda le categorie femminili, invece, con gli ordini di arrivo ci sentiamo appena dopo aver ascoltato le interviste ai grandi protagonisti e alle grandi protagoniste di questa. Uh, gara per quanto riguarda le categorie esordienti, allievi e juniores. Andiamo quindi ad ascoltare le voci di coloro che hanno reso grande questo uh, pomeriggio qui a Montemurlo, nella gara, organizzata dalla CA Montemurlo, in collaborazione con il gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior. Linea alle interviste. Alessia Pilani e Alessia Bonfatti vincono rispettivamente nella categoria Donne esordienti e donne allieve. La formazione è quella della Tonino Lamborghini, un grande successo, una squadra che quest'oggi è venuta numerosa. Voi avete fatto l'onore di questa formazione, portando a casa due importanti successi. Alessia Pilani, vincere categoria Donne esordienti un po' questa stagione per te è uno, diciamo così, dei primi approdi al ciclismo che conta. quello... Agonistico, una bella vittoria. Sì, dai, è stata una bella vittoria perché è la seconda in tutto l'anno e è bello. Cioè. Una dedica per questa vittoria? Sì, a mio nonno e alla Rachele. Alessia Buffatti invece, donne e allieve, una bella corsa velocissima, un percorso impegnativo con anche qualche breve salita, ma abbastanza impegnativa. Sì, è stato un percorso duro. Uh, questa gara mi è piaciuta molto, è la mia seconda vittoria, la prima in Toscana. Sto seguendo il Challenger dell'Emilia Romagna e per ora sono in testa. Il ciclocross è un bellissimo sport e spero di farlo per ancora tanto tempo. Chiedo anche a te una dedica per questa vittoria. La dedico ai miei familiari, a Marco Mazzoni che è il nostro direttore sportivo e al mio fidanzato Andrea Cornacchione che è juniore secondo anno quest'anno del team Airone. Greta Brugger della ValerBike, successo nella categoria donne juniores, categoria interessante, categoria impegnativa, una bella vittoria. Sì, è stata una bella vittoria, eh, sono andata molto bene, non, non pensavo perché questa settimana con questo tempo ci siamo allenati poco e mi sono allenata in casa sulla siglette, però ho solo short, non ho fatto allenamento impegnativo, quindi oggi ero bella riposata e andavo bene. E adesso aspettiamo il Natale e poi c'è il campionato toscano. C'è il campionato toscano, spero di fare un ottimo risultato e ringrazio la squadra e i genitori che entrambi ci seguono sempre. Marco Carozzo vince la prova riservata alla categoria Juniores, successo anche assoluto per quanto riguarda la tua partenza, la terza vittoria stagionale. È una vittoria importante, una bella corsa, un percorso impegnativo. Alla lunga i continui sali scendi, non c'erano salite lunghe, ma continui sali scendi che facevano la corsa molto dura. Sì, il percorso era diventato impegnativo dopo il secondo giro perché il terreno ha cominciato a allentarsi e quindi non riuscivi più a tenere la bicicletta in piedi. E è stato faticoso più che per le salite, per le curve e per i rilancio nei rettilinei. Ho fatto la gara. Il primo giro insieme al mio compagno di squadra Nicola Parenti, poi ho preso qualche metro e poi sono diventati i secondi, sono arrivato fino all'arrivo. Una dedica per questa vittoria? Ma al mio papà, alla mia mamma e ai miei nonni che mi continuano ad assistere, mi hanno assistito anche quando i risultati non c'erano e quindi va a loro la dedica. Senti, solo attività sul cross o anche strada? Corro il mountain bike d'estate e ciclocross d'inverno Stefano Valfrè della Polisportiva Molinella vince la prova riservata alla categoria allievi maschile. Un percorso che anche gli altri atleti hanno confermato abbastanza impegnativo. Per te com'è andata questa corsa? Mm, è andata molto bene, cioè, al secondo giro sono partito, non ho avuto più nessuno dietro, detto vado da solo. Senti una, una dedica per questa bella vittoria colta davvero con una bella azione solitaria. La dedico ai miei genitori, a mia mamma, a mio papà, ai miei compagni di squadra e ai miei allenatori. È il tuo compleanno oggi? Allora tanti auguri, ti faccio un'ultima domanda, prossimi appuntamenti c'è la stagione cross che deve entrare nel vivo e poi? Su strada, salite e basta. <ride> Ed abbiamo già ascoltato le voci delle protagoniste femminili di questa prima... Parte di giornata agonistica qui a Monte Murlo, e andiamo a ricordare coloro che hanno reso grande questa manifestazione: le atlete che si sono impegnate, che hanno colto il successo nella categoria Donne Elite, il successo di Beatrice Balducci del team Galluzzi Acqua e Sapone. Per quanto riguarda invece la categoria Donne Junior, la vittoria di Greta Brugger. Davanti a Beatrice Dainelli, successo quindi dell'atleta classe 1996 della Vallerbike Avis Montaione, secondo posto per l'atleta della formazione toscana. Per quanto riguarda invece le eh, donne allieve, il successo di Alessia Bonfatti della Tonino Lamborghini, secondo posto per Rachele Rocchi, sempre della stessa formazione. Mentre terza posizione per Selene Soavi, quarta è Irene Capasa, quinta è uh, Alice Spinelli. Andiamo ancora avanti con la categoria Donne Esordienti, il successo di Alessia Pilani, del Tonino Lamborghini davanti a Cecilia Matteoli. Terza posizione Catalina Gagn Gangan, quarto posto per Elena Pippi. Per quanto riguarda la quinta posizione Zuraia Vezzosi, sesta posizione per Vanessa Barraco. E adesso sono in gara gli atleti della categoria Elite Under 23 e eh, prenderanno il via poi anche gli atleti delle categorie amatoriali. Ultimo atto quindi di questa manifestazione organizzata dalla CA Montemurlo in collaborazione con... Eh, il Gruppo Sportivo Borgo Nuovo Miglio, la Farina Edilizia, ricordiamo anche il contributo e il patrocinio del Comune di Montemurlo, della Tecno Giochi, dell'Oriental Caffè, della Central Gomme, la Professione Pastaio, la Fiori Gazzarri, l'immagine a Montale, Autofficina Stile, Servizio Protezione Civile di Agliana, il Lanificio Miglio, la Farina Edilizia. l'affarato... Group, la Jomafil, la Procarrell, la Ini 2000 e la Bici. Tanto sono partiti anche gli atleti delle categorie amatoriali, davvero siamo alla fine di questa splendida giornata che ha visto il ciclocross grande protagonista sull'erba di Murlo, grazie a questa grande organizzazione che ha segnato quindi la terza prova del sedicesimo trofeo Regione Toscana di ciclocross, prova valida. Come quindicesimo memorial a Fernando Cipollini, andremo a sentire poi il figlio nelle interviste. Stefano Cipollini, Fernando, fu uno dei fondatori della CIA Montemurlo. Terzo memorial a Vincenzo Caputo, abbiamo raccolto il contributo della figlia di Vincenzo, vale a dire Silvia. Mentre per quanto riguarda il terzo memorial a Giorgio Colligiani, nelle interviste andremo ad ascoltare il figlio Gabriele Colligiani. Ricordiamo sponsor con la sua azienda la Central Gomma. Intanto si stanno svolgendo le fasi centrali di corsa per quanto riguarda le categorie Elite ed Under 23. Andatura subito sostenuta per questi atleti. Ricordiamo che devono affrontare un'ora di gara, quindi un percorso che inizia a diventare davvero molto impegnativo per questi ragazzi, ragazzi che comunque hanno più di 19 anni. Qui intanto vediamo con il Dorsale 70, vittima di una lieve scivolata, ma è stato bravissimo a riprendersi, Daniele Luchini, classe 1994, il gioco team Coreglia per lui è un atleta al primo anno nella categoria under 23, anzi praticamente al debutto nella categoria under 23, in quanto passerà under 23 nella stagione 2013. Come sapete bene, il ciclocross anticipa l'anno solare per quanto riguarda il passaggio di categoria. Intanto, nella gara, per quanto riguarda le Elite Dunder 23, abbiamo in testa Marco Forzini, che sta spingendo molto forte l'atleta classe 1983, è nato l'8 giugno, atleta elite. Insieme a lui, ha provato a tenergli il passo per qualche istante, per qualche giro. È stato bravo, il giovanissimo Stefano Valdrighi dell'Hard Rock Merida classe 1994 bravo il ragazzo nato il primo di agosto ovviamente poi l'esperienza di Forzini per il momento sta avendo la meglio anche se ricordiamo i due militano in due categorie diverse Forzini è un elite mentre Valdrighi è un under 23 io ne approfitto per ricordarvi nel frattempo che noi stiamo seguendo l'evolversi della situazione quella che è stato l'epilogo della gara e che si sta svolgendo in questo momento, però noi anticipiamo un po' i tempi per quanto riguarda le categorie amatoriali Christian Amelis ha vinto nella categoria Master 2 mentre nei Master 1 il successo di Francesco Fontanini categoria Master 4 la vittoria di Maurizio Firenze davanti a Fabrizio Ferruzzi terzo posto per Andrea Panconi, quarto Alessandro Rossi categoria Elite, successo Elite Sport, successo di Nicola Lucchini del Giovo Team Coreglia categoria Master 5 Omar Raimondi precede Riccardo Rosselli per quanto riguarda la categoria Master 8 vittoria di Renato Poli davanti a Giuseppe Sangiorni e continuiamo a vedere l'azione di uh, Forzini di Marco uh, Forzini che sta spingendo davvero forte viaggia sul ritmo di circa 5 minuti a giro andatura elevatissima per il corridore classe 1983 che sta mettendo in cassaforte un altro stupendo successo. Arriva anche Stefano Valdrighi, bravissimo anche l'atleta classe 1994. Guardate questo tratto come questi continui saliscendi e questi cambi di direzione possano risultare impegnativi anche a questi atleti di primo livello nel ciclismo nazionale. Per quanto riguarda la categoria ciclocross, intanto li vediamo i volontari del servizio sanitario che non ringraziamo mai abbastanza, e quindi un ringraziamento alla Misericordia di Oste e alla Croce d'Oro di Montemurlo, così come un ringraziamento va al comune di Montemurlo, è presente l'assessore allo sport Gianluca Giancaterino, che non manca mai quando si parla di organizzazioni firmate dal gruppo di, Mario, di Mauronesi e dalla sua CA Montemurlo, società che. Appartiene all'universo amatoriale ma che non manca mai di affacciarsi anche nelle gare agonistiche con le organizzazioni che firma a fianco del gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior e una formazione ed un gruppo di amici che attiva molto anche sul sociale con ormai il binomio forte consolidato con Cura to Children, l'occasione quindi di fare ciclismo e di poter aiutare chi ne ha veramente bisogno i bambini affetti da malattie di tumori e da leucemie che la Cia Montemurlo con i suoi associati con i suoi amici aiuta grazie a numerose iniziative che permettono ogni anno di fare un regalo alla Cura 2 Children di versare in beneficenza a questa fondazione ogni anno qualche euro di più. E questa è la sfida del gruppo di Mauronesi, è qui che la CA Montemurlo cerca di migliorarsi anno dopo anno. Non parliamo di tempi in salita, non parliamo di risultati agonistici, parliamo di qualcosa molto più profondo, di qualcosa che davvero va a toccare il cuore delle persone. Un applauso a tutto il gruppo della CA Montemurlo perché ogni anno riesce a regalare un sorriso a chi ne ha davvero bisogno e lo fa con lo spirito giusto, lo fa coinvolgendo coloro che amano questo sport e che, come è logico che sia, e come è giusto che sia, si sentono in dovere di essere vicino a chi è meno fortunato. Davvero bravi, bravi i mauronesi, bravi tutti i ragazzi che gli sono a fianco e bravi anche e soprattutto coloro che hanno messo la propria professionalità al servizio della Fondazione Curto Children, ai tanti medici che lavorano in questa fondazione e che grazie alla loro professionalità e al loro lavoro rendono possibili tante tante cose. Non ci stancheremo mai di ringraziarli, ma torniamo alla fase agonistica, perché ci stiamo per avviare alla termine di questa bella giornata di ciclocross a Montemurlo con l'organizzazione della CA di Montemurlo e del gruppo sportivo Borgonuovo Miglio Farina Edilizia la prova valida come terza prova del trofeo regione toscana di ciclocross quindicesimo memorial a Fernando Cipollini terzo memorial a Vincenzo Caputo terzo memorial a Giorgio Colligiani una gara che davvero ha visto confrontarsi atleti di tutte le età siamo partiti dai giovanissimi questa mattina con i G0 pensate 6 anni di età fino ad arrivare con le categorie amatoriali, fino ad atleti ben più anziani: addirittura atleti del 1942. Quindi davvero si è coperto quasi un secolo quest'oggi qui a Montemurlo. Atleti di ogni generazione che si sono confrontati sul fango per conquistare il successo in questa gara continua. Nella sua splendida azione Marco Forzini, ormai inarrivabile per tutti gli altri, si appresta quindi a concludere vittorioso la prova. Arriva un bravissimo Stefano Valdrighi che a questo punto, mantenendo la seconda posizione, dovrebbe andare a conquistare il successo nella categoria under 23. Ma prima dell'epilogo, un ultimo sguardo a coloro che sono vicini. Alle due società organizzatrici, alla CA Montemurlo e dal gruppo sportivo Borgonovo Miglior Farina Edilizia, vale a dire in primis, il comune di Montemurlo e eh, la Tecno Giochi, l'Orientala Caffè, la Centra Gomme, la professione Pastaio, la Fiori Gazzarri, l'immagine a montale, l'autofficina stile, il servizio di protezione civile di Agliana, la farina edilizia, la, il l'anificio Borgonovo Miglior, la affatato. Group, la Jomafil, la Pro uh, Carrell, la Imi 2000 e la Bici, il negozio di uh, biciclette. Intanto suona la campana per tutti i partecipanti, questo significa ultimo giro per tutti gli atleti che sono in pista, che stanno ballando sul fango di Montemurlo in questo ultimo atto di una giornata interamente dedicata al ciclismo in ciclocross. Come vedete c'è anche chi è stanco e che fa segno che meno male siamo alla fine. È stata una gara dura. Arriva adesso il trionfatore Marco Forzini che va a vincere la prova della categoria Elite. Poco più di un'ora il suo tempo. Bravo Marco Forzini della Technicolor Vernici Vaio. Adesso si susseguono gli arrivi di corridori doppiati che vanno a comporre l'ordine di arrivo che abbiamo di cui abbiamo già dato conto delle categorie amatoriali aspettiamo l'arrivo di Stefano Valdrighi che dovrebbe andare a vincere la prova della categoria Under 23 aspettiamo il giovanissimo atleta della Hard Rock Merida classe pensate 1994 eccolo qua alza le mani anche lui perché vince la prova della categoria Under 23 alla secondo posto sempre della categoria Under 23 Lorenzo Guidi Terzo è Matteo Spinetti, quarto è Gianluca Remondi e quinto Daniele Luchini. Questo l'epilogo quindi a conclusione di una grande giornata, di una grande organizzazione firmata dalla CA di Montemurlo e dal gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior. A questo punto non ci resta che andare ad ascoltare le interviste ai protagonisti e ai grandi registi di questa giornata di ciclismo ciclocross. Linea alle interviste. Marco Forzini successo nella categoria elite, ma più che altro successo assoluto quest'oggi qui a Montemurlo. Una gara velocissima, l'abbiamo eh, già parlato con Valdrighi. Prima un'avventura iniziata in due, poi si è riuscito a fare la differenza, praticamente la seconda parte di gara in solitaria. Sì, Valdrighi è stato bravo, abbiamo fatto i primi giri insieme. Eh, lui è molto giovane, un ragazzo di talento, quindi mi ha fatto piacere diciamo, averlo come avversario. All'inizio ci siamo dati un po' battaglia, poi dopo sono riuscito a, a venire fuori e ad avere la meglio. Sono contento di questo successo, che è il terzo consecutivo, il secondo qui in Toscana e speriamo di proseguire così la stagione eh, anche per le prossime gare. Ecco, dopo tre successi consecutivi, cosa ci si aspetta ancora da questa stagione invernale 2012-2013? Ma aspetto di proseguire in questo modo, una buona condizione, spero di vincere questo trofeo, eh, bisogna fare complimenti al Comitato Toscano che sono riusciti a metterlo in piedi e soprattutto alle società perché poi senza di loro non, non si riesce a fare niente, quindi complimenti alla società organizzatrice, hanno allestito un bel percorso che è diventato molto duro con, eh, con il fango che si è venuto a creare. E per quanto mi riguarda, finito poi in Toscana, vedrò se proseguirò o meno facendo il campionato italiano in base alla condizione perché il livello eh, nazionale è molto, molto alto. Quindi, bisognerà un po' vedere come sto. Stefano Valdrighi, secondo posto assoluto ma successo nella categoria Under 23. Una gara impegnativa, velocissima. Prima nella prima fase hai provato a tenere il passo di Forzini, poi lo hai lasciato andare, consapevole anche del fatto che i tuoi avversari erano dietro. Sì, questa è la seconda gara di ciclocross quest'anno. Sto cercando di preparare al meglio la stagione estiva di mountain bike, tenendomi allenato col cross e quindi non sono al top della forma, ho cercato per i primi giri di, di tenere il passo di Forsini ma lui essendo molto più preparato è riuscito alla lunga a prendere il vantaggio e portarlo fino in fondo. Fresca di nomina, vicepresidente vicario del Comitato regionale toscano della Federciclismo, Maria Bruni, presente quest'oggi non poteva essere diversamente perché a Montemurlo si è disputata la terza prova del Trofeo Regione Toscana Ciclocross. È importante il ruolo del Comitato regionale perché un'attività come questa merita sicuramente tutte le attenzioni del caso e merita anche un trofeo come questo che lega insieme più prove. Certo, merita attenzione e penso che sicuramente continui questa, eh, questa attività come trofeo Regione Toscana, perché come, tu, come anche la strada, la pista, c'è anche il cross che va, va dato tanto di cappello. Una particolarità abbiamo visto quest'oggi le ragazze molto attive nel settore cross e tu non puoi non. Dimenticare il non ricordare il tuo passato, eh, quindi un occhio speciale di riguardo anche a queste ragazze che anche sul fango sanno dare spettacolo, certo. Ma io non parlerei di passato perché io sarò, ci sarò sempre per le ragazze per le, il settore femminile, ci sarò sempre. Un occhio di riguardo: sì, non, non riesco ad essere certo da devo abbracciare il ciclismo a 360 gradi, questo sì. Però un occhio di riguardo per il settore femminile perché io ci tengo in particolar modo e non mi sento nel passato, io ci sarò sempre per le ragazze. La prova era valida come quindicesimo Memorial Fernando Cipollini, il fratello di eh, Fernando Stefano presente quest'oggi. La Cia Montemurlo sta per festeggiare ormai un traguardo storico, eh, una vita davvero nel ciclismo e eh, un grazie va a Fernando. Sì certo, Il mio fratello era presidente della società, è stato diversi anni presidente, poi è subentrato Mauro Nesi e ora purtroppo non c'è più però vabbè. Comunque la società è continuata a crescere, tanta attività col gruppo di amatori e anche tanta attività organizzativa, non, non manca davvero niente alla CIA. No, non manca niente, no. c'è Mauro Nesi che sa portare avanti bene le cose. Insomma, fa varie corse ciclistiche durante l'anno, quindi, una bella, una bella società, diciamo, via, lasciamo a Monte Silvia Caputo, figlia di Vincenzo Caputo, a cui è intitolata questa manifestazione terzo Memorial per Vincenzo, tuo padre, che è stato per tanto tempo uno dei tesserati di questa società. Una grande passione, è quella verso il ciclismo. Posso chiederti, te l'ha trasmessa anche a te? Sinceramente no, però ammiro molto chi lo fa e anche tipo chi come Mauro organizza e tiene conto a queste manifestazioni importanti per i ciclisti e anche per le famiglie magari di chi non c'è più che fa molto piacere, ecco, devo dire la verità. Lo seguo però non lo faccio, ecco, sono sincera. Cia Montemurlo per chi la conosce non è soltanto attività agonistica, i tanti anni passati con tuo padre all'interno di questa società hanno trasmesso sicuramente qualcosa è prima di tutto un gruppo di amici. Sì, un gruppo di amici, un gruppo di sportivi, eh, un gruppo che accogliono dilettanti, comunque sia, insomma è un vero e proprio gruppo. Più che altro mi hanno trasmesso anche la beneficenza perché loro fanno anche molto beneficenza e questo gli fa onore secondo me. La prova è la valida come terzo memorial Giorgio Colligiani, siamo con il figlio di Giorgio, siamo con Gabriele Colligiani, che anche... Un sostenitore della cia Montemurlo grazie alla sua azienda alla Central Gomma, ma più che altro un grande appassionato, un grande amico di tutto lo staff guidato da mauronesi Una grande famiglia quella della cia che non smette mai di sorprendere e con questa, questo binomio con il Gruppo Sportivo Borgo Nuovo oggi ha allestito una vera e propria manifestazione di grande spettacolo per i giovani. Sì, sì, ho visto una bella cosa lassù alle scuole hanno fatto un bel, un bel affare, sì. Sono contento, mi è piaciuto. Per quanto ho visto è stato bellino, bambini, tanti bambini, parecchio. La CIA Montemurlo è attiva anche sul sociale e le opere della CIA sono molteplici. In questo senso non si può, che non voler bene a una società così. Sì, sì, noi ci siamo impegnati tanti anni a un affare, a portare avanti il mio babbo. Conoscendo tutte queste persone qui, anche gli organizzatori di questa società, e nonostante sia venuto a mancare, vogliamo continuare, ci impegniamo a continuare con loro. Gianluca Giancaterino, assessore allo sport del comune di Montemurlo, ormai un amico della CA di Mauronesi e di tutti i suoi collaboratori, non poteva mancare quest'oggi. Ciclismo, ciclismo giovanile, attenzione ai giovani. E una disciplina, il cross che ha bisogno di tanta attenzione, una disciplina che, a differenza della strada, si svolge in un circuito completamente chiuso al traffico, quindi anche tanta attenzione alla sicurezza. Sì, 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 sicuramente attenzione alla sicurezza in una giornata che comunque oggi ci ha voluto molto bene, quindi anche se siamo il 16 dicembre una bella giornata di sole che si sta spengendo in questo momento, ma la manifestazione, come ho visto, è andata molto bene, quindi sicuramente dal punto di vista di sicurezza, grazie anche a tutti i volontari che partecipano sempre a questo tipo di manifestazioni, eh, noi siamo stati sicuramente onorati della presenza di queste due grandi associazioni, la Scia Montemurlo e la Borgo Nuovo che organizzano organizzano sempre questo tipo di gare eh, il ciclocross regna padrone a Montemurlo. Mauronesi, presidente della CA Montemurlo, altro impegno organizzativo archiviato e ancora questo affiatamento con la collaborazione del gruppo sportivo Borgo Nuovo che va ancora avanti. Una bella, un bel binomio che continua nel migliore dei modi. Sì, l'abbinamento è consolidato, oramai non, non c'è più test che possa che possa valutare se va bene o non va bene, è un affiatamento solido e è un piacere lavorare con Marcello. Io so, è, è praticamente un'attività che è un po' fuori da quello che è il, campo, il mio campo, quindi è tutto Marcello quello che sta facendo, il, 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 il bello e il cattivo tempo, perché ieri avevamo avuto il cattivo tempo, oggi una giornata, sembra una giornata fatta apposta per noi, proprio. quindi una grande soddisfazione. E questo diciamo che sia il penultimo impegno nostro della stagione perché inizia subito da Befana con un piccolo nostro impegno di quello di collaborare con la protezione civile e si sta organizzando una festicciola per Befana proprio anche con la protezione civile italiana. Hai detto che l'organizzazione di questa gara non è proprio nelle vostre attività principali, le vostre attività principali lo ricordiamo per i nostri telespettatori, 57 atleti tesserati. Un bel gruppo corse e una grande attività sul sociale che anche in questi giorni si è arricchita di una nuova iniziativa che ha visto un'asta benefica online, che è ancora in corso, con tanti gadget regalati proprio dai grandi campioni del ciclismo, che poi i fondi che saranno raccolti saranno devoluti ad un'altra associazione che ormai da tanti anni collabora con voi, la Curto Children. Ma sì, questa è diciamo una bella iniziativa e Io devo dire un enorme grazie a Filippo Gronchi, un nostro tesserato del gruppo Corse, ideatore di, proprio, di questa messa in opera, di quest'asta benefica. Ha fatto un grandissimo lavoro sul nostro sito, sul nostro nuovo sito e sta venendo fuori una cosa diciamo, non, non aspettata anche di questo qui e per me sono le cose più belle perché... Quando si programma e si cerca di fare un qualcosa che non si sa dove si va a cascare, quando ci sono dei risultati in questa maniera, eh, dico, fanno un grandissimo piacere. Quindi un grandissimo, un super lavoro di Filippo Gronchi che eh, è lui che gestisce il sito internet e su questa asta benefica dobbiamo ringraziare anche i tantissimi professionisti, amici nostri, amici di Filippo perché ha tanti, è stato portato anche da lui indipendentemente dal nostro Luciano Leonardo Giordani e Emanuele Spadi che anche loro fanno parte di, questa, di queste donazioni praticamente e viene fuori un, è stata venendo fuori una bella, una bella cosa. Abbiamo attualmente una trentina di maglie già consegnate da professionisti, autografate con la dedica apposta per la fondazione e al momento possiamo dire che abbiamo già raccolto 300, 600 euro. Quindi, che dire, sono cose nuove, sono cose che fanno molto piacere e vedo che è molto molto seguito da, da, via Ether in sostanza via su internet. E poi l'appuntamento con il 20 gennaio con la consegna dei fondi raccolti durante la cronocoppie che si è svolta qualche mese fa alla Curto Children. Sarà l'occasione proprio per rafforzare ancora questo sodalizio e per cercare questo è sempre l'obiettivo di migliorarsi ecco questo è dove ogni anno la CA cerca di migliorarsi raccogliere sempre un euro in più dello scorso anno il nostro record non si può battere sempre il nostro record quindi è una bella lotta anche questa qui sono convinto che anche quest'anno già che ci siamo dati più da fare degli anni scorsi si è basato molto la nostra attività su questo che era un nostro risultato da, da battere un nostro record da battere e quindi ci siamo impegnati moltissimo. Quel giorno lì sarà una festa un po' particolare perché oltre alla consegna abbiamo anche l'anniversario, ecco perché abbiamo saltato nel 2013 la nostra festa sociale e quindi i nostri 40 anni vogliamo vedere un po' come, in che situazione siamo. Siamo maggiorenni da un bel po', però insomma vediamo un po' com è, com è la, 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 come si andrà a svolgere questa, questa grande festa che, che siamo in procinto di fare al ristorante Pizzeria e Marmocchi. Marcello Nannini, presidente del gruppo sportivo Borgo Nuovo, che bella unione questa, che bella binomio che va avanti ormai da qualche anno e che ogni, ogni volta è sempre meglio, con la Cia Montemurlo a livello organizzativo ormai siete una coppia affiatata. Sì, ormai con Mauronesi e tutti i suoi collaboratori abbiamo un affiatamento eccezionale, ha visto, ormai si parla già da tanto tempo, da quando organizzavamo il giro della Toscana Junior, insieme a loro la cronoscalata dedicata al babbo di Mauronesi e ci troviamo benissimo, speriamo che continui, noi siamo felicissimi, oltretutto siamo dentro anche con la Fondazione, con la Hurdu Children, siamo veramente affiatati, ecco, ci divertiamo, siamo un branco di amici veramente eccezionale. Ecco, oggi una gara, un'attività quella come il ciclocross che anche ne parlavamo con Maria Bruni del comitato regionale ha bisogno di attenzioni e gliene state dando le giuste attenzioni che merita perché è stato davvero un bello spettacolo Sì, sai, io sono sempre stato un sostenitore che il ciclismo è tutto cioè ciclismo è strada, mountain bike, pista, ciclocross è, è tutto, quando hai due ruote è tutto e io ne parlavo già tanto tempo fa e ora Alcune nazioni ce ne danno ragione, vedi l'Inghilterra, vedi l'Australia che stanno firando fuori dei campioni su tutti i terreni, sia nella crono, sia nella strada, nel mountain bike. Quindi penso che sia diciamo, il modo giusto di interpretare il ciclismo e di questo sono molto soddisfatto, siamo a Mauro ne siamo veramente fieri.